Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Charlène di Monaco, accordo milionario, 12 milioni di euro per farlo. Cosa è costretta a fare la principessa consorte? Tutti i dettagli al riguardo. Alberto e Charlène di Monaco. Principessa consorte molto chiacchierata, Charlène di Monaco sta facendo parlare tanto di sé a causa del suo ritorno a Palazzo Grimaldi a seguito di tante vicissitudini e misteri che hanno avvolto la sua figura nel corso di questi mesi. Nelle ultime ore, però, è emersa una notizia che nessuno poteva immaginarsi circa la presenza di un accordo che ci sarebbe tra la princesa e suo marito Alberto di Monaco. Che cosa vuol dire? Cerchiamo di capirlo insieme. Charlène di Monaco costretta a farlo. Il ritorno nel Principato di Monaco della principessa triste Charlène di Monaco ha stupito e rincuorato i sudditi che la adorano. Difatti, si può dire che l'ex nuotatrice sudafricana è stata una vera ventata di aria fresca presso la corte di Alberto Grimaldi, un po' come era stata l'iconica e bellissima suocera Grace Kelly. Senza dubbio, come ogni famiglia reale, anche quella di Monaco ha i suoi segreti ben nascosti. In effetti, spesso si è parlato degli scheletri nell'armadio della famiglia Grimaldi. Da ciò che è emerso in queste ore, una delle vittime di questo modus operandi sarebbe proprio la Wisto, che sarebbe stata costretta a fare qualcosa contro la sua volontà. Ma di che cosa si tratta esattamente? I sudditi e gli ammiratori di tutto il mondo stanno rimanendo senza parole. I dettagli al riguardo. Charlène e Alberto di Monaco. Principessa Charlène, accordo milionario, Alberto non le dà scampo. Come risaputo, la principessa consorte di Monaco si è dovuta assentare dal suo posto a causa di problemi di salute. A seguito di numerosi interventi, la bella Charlène è tornata nel principato che la adora. Senza dubbio, la Wittstock ha fatto preoccupare tutti. Anche se, in realtà, tra le altre ragioni, c'è chi dice che questo allontanamento, oltre alle condizioni fisiche cagionevoli, sarebbe frutto di una vera separazione dal principe Alberto. Inoltre, è sorto lo scandalo su un accordo milionario, di cui tutti ignoravano l'esistenza. Pare che, attraverso di quello, l'uomo tenga in pugno sua moglie. Ma che vuol dire? Scopriamolo insieme. Alberto e Charlène di Monaco. Da ciò che si apprende, secondo il settimanale francese Voici, il ritorno in società di Charlène, come durante il campionato mondiale della Formula E, sarebbe per salvare le apparenze di un matrimonio ormai terminato. Stando a quanto riporta il media d'Oltralpe, la princesa avrebbe voluto il divorzio. Però, pare che Alberto II non abbia voluto proprio dar la vinta alla sua compagna di vita ed è così che la donna ha deciso di chiedere un accordo milionario, accettato immediatamente. Per mantenere la forma della coppia reale felice nel corso degli eventi ufficiali, sembra che la Wittstock abbia chiesto al principe la bellezza di 12 milioni di euro l'anno. In aggiunta, il compromesso vedrebbe, tra le varie clausole segrete, anche il trasferimento della donna in Svizzera e la visita dei figli durante le vacanze scolastiche. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!